Passiamo alle domande del secondo blocco. Abbiamo un elettrone che parte da fermo da 2 cm di distanza dalla superficie della sfera e viene respinto all'infinito. Perché viene respinto? Perché è negativo e anche la sfera è carica negativamente. Le domande, disegni grafici del potenziale, dell'energia potenziale, calcola il lavoro sull'elettrone. Qui vediamo l'elettrone in posizione B a 2 cm dalla superficie della sfera e vediamo anche il grafico della sua energia potenziale elettrostatica, che si calcola come sempre moltiplicando la carica della particella, in questo caso la carica dell'elettrone, meno E per il potenziale con cui l'elettrone interagisce, il potenziale che non è il suo, ma è sempre il potenziale esterno, cioè il potenziale generato in questo caso dalla sfera nel punto dove si trova l'elettrone. Quindi l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone ha l'espressione meno E per K0 Q su R. Ci sono 2 segni meno che si annullano perché è negativa sia la carica dell'elettrone che la carica della sfera. E quindi la formula finale che non ho scritto è E K0 Q su R tutto in modulo. Comunque non useremo questa formula, ma semplicemente meno E per V. Questa formula rappresenta l'interazione tra la carica dell'elettrone, quindi la particella, che interagisce con il potenziale generato dalla sfera e da questa interazione nasce, cioè l'elettrone acquisisce energia potenziale elettrostatica. L'elettrone parte da fermo, viene respinto all'infinito dalla forza repulsiva della sfera. Che tipo di moto è? Non è richiesto, ma comunque è un moto sicuramente accelerato perché questa forza agisce sempre in spinta. Ma non è un moto rettilineo uniformemente accelerato perché questa forza non rimane costante. Se la forza rimanesse costante in intensità, il moto sarebbe uniformemente accelerato. Invece questa forza diminuisce man mano che l'elettrone si allontana dalla sfera, perché la forza elettrica sappiamo che diminuisce con la distanza, secondo la legge di Coulomb. Quindi il moto è sicuramente accelerato, ma meno che uniformemente. Cioè l'accelerazione è sempre rivolta a destra, ma diventa sempre più debole. L'unico caso in cui l'elettrone viene accelerato in modo uniforme è quando l'elettrone si trova a muoversi in una regione di spazio dove il campo elettrico che subisce è uniforme. Per esempio, quando l'elettrone sta dentro un condensatore. Allora lì il campo elettrico è uguale in ogni punto, non come qui che il campo elettrico diminuisce allontanandosi con la distanza dalla sfera. Se il campo elettrico rimane uguale in ogni punto, anche la forza elettrica che subisce l'elettrone rimane costante, l'elettrone subisce moto rettilineo uniformemente accelerato, per la legge di Newton. Chiusa questa parentesi che non era richiesta dal problema, cioè il tipo di moto dell'elettrone, dobbiamo calcolare la sua velocità finale quando l'elettrone giunge all'infinito. Come sempre non c'è attrito durante il movimento, tutto avviene nel vuoto e quindi si conserva l'energia meccanica. I punti che prendiamo in considerazione sono il punto iniziale B a 2 cm dalla sfera e il punto C è l'infinito. E imponiamo la conservazione dell'energia meccanica. In B e in C, cioè all'infinito, sono uguali. Ma l'energia meccanica è la somma di cinetica e potenziale sia in B che in C, cioè all'infinito. Sappiamo anche che l'energia cinetica iniziale in B è 0 perché l'elettrone parte da fermo e non da Citano e manco da Porto Recanati. Sappiamo anche che l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone all'infinito è 0 lo stesso, perché l'energia potenziale elettrostatica si calcola meno E per V e all'infinito il potenziale tende a 0, ma se tende a 0 il potenziale, tende a 0 anche l'energia potenziale elettrostatica, che infatti ha questo andamento. È un andamento a ramo di iperbole perché è essenzialmente lo stesso andamento del potenziale moltiplicato per questa costante. È però rovesciato e disegno positivo, quindi è sopra l'asse orizzontale perché questo segno meno va a compensare il segno meno della carica della sfera. Meno e meno fa più e quindi mentre il potenziale generato dalla sfera è negativo per colpa di questa carica della sfera negativa, l'energia potenziale elettrostatica è positiva dell'elettrone. E questo è in accordo col fatto che l'elettrone è come una pallina che rotola cercando di spontaneamente di minimizzare, cioè di rendere minima la sua energia potenziale elettrostatica, come tutti i sistemi fisici, che cercano di ridurre sempre l'energia potenziale trasformandola in energia cinetica. Infatti l'elettrone parte da fermo come una pallina che rotola giù, trasforma la sua energia potenziale elettrostatica iniziale, che è questo valore UB,
a questa altezza la trasforma in energia cinetica. E la domanda infatti è proprio l'energia cinetica con cui giunge a distanza infinita. Quindi abbiamo visto che l'energia potenziale elettrostatica all'infinito è zero, annulliamo questo termine e la nostra incognita è l'energia cinetica all'infinito, che è semplicemente l'energia potenziale elettrostatica all'inizio, è proprio la conservazione dell'energia. Tutta l'energia potenziale elettrostatica iniziale UB diventa tutta energia cinetica a distanza, cioè quando l'elettrone scappa via a distanza infinita. Quindi l'energia cinetica all'infinito basta calcolare UB meno EVB. Meno e il potenziale VB lo calcolo con la formula del potenziale generato dalla sfera, mettendo al posto di RB. Prima avevo messo RA quando volevo calcolare il potenziale sulla superficie della sfera. Adesso devo mettere 7 centimetri invece che 5 centimetri. La carica della sfera la conosco, meno per meno fa più. E il risultato di questo calcolo è 5,79, circa 5,8 kV. Qui ho illustrato una scorciatoia per eseguire questo calcolo, per non fare il calcolo che ho appena detto, ma un calcolo più semplice. La scorciatoia, comunque non necessaria, è di moltiplicare e dividere per RA, cioè per 5 cm. Infatti, in questo modo possiamo avere K0Q su RA invece che K0Q su RB. K0Q su RA è il potenziale nel punto A. L'avevamo infatti calcolato prima qua su, K0Q su RA sarebbe R, il raggio della sfera, e faceva meno 8,1 kV. Quindi noi in questo modo possiamo utilizzare il risultato di prima, il potenziale sulla superficie della sfera, meno 8,1 kV da moltiplicare per meno e poi da moltiplicare per questo rapporto RA su RB che è 5 settimi, RA 5 centimetri diviso RB 7 centimetri. Quindi in questo modo otteniamo il risultato in modo più semplice. Dunque, che cos'è questo 5,8 kV? È l'energia potenziale dell'elettrone all'inizio, ma è anche l'energia cinetica dell'elettrone alla fine, perché abbiamo detto che l'energia potenziale diventa energia cinetica. Quindi questo elettrone giunge all'infinito con circa 5,8 keV di energia cinetica. Ma la domanda del problema non era l'energia cinetica all'infinito, ma la velocità all'infinito. Allora sembrerebbe facile perché l'energia cinetica è un mezzo mv alla seconda, m è la massa dell'elettrone, qui l'ho chiamata m, dopo l'ho chiamata semplicemente m. E sembrerebbe facile perché basta fare la formula inversa e trovare la velocità finale, velocità all'infinito con la formula inversa. Però, per poter usare questa formula dobbiamo essere sicuri che l'elettrone non è relativistico, perché se l'elettrone è relativistico, questa formula non va bene, è una formula approssimativa valida solo per particelle lente. Se l'elettrone fosse relativistico, dovremmo utilizzare invece la formula esatta, la formula relativistica dell'energia cinetica. Ma noi vediamo che questo elettrone è poco relativistico, perché confrontiamo l'energia cinetica finale all'infinito, 5,8 keV, con l'energia di riposo dell'elettrone che è circa mezzo MeV, cioè circa 500 keV. Energia di riposo dell'elettrone, vediamo che è circa un centesimo più piccola l'energia cinetica, un po' più di un centesimo. Siccome un centesimo più o meno l'avevamo preso come limite per le particelle non relativistiche, possiamo dire che questo elettrone è diciamo leggermente relativistico, perché la sua energia cinetica è un po' superiore a un centesimo rispetto all'energia di riposo. Comunque, facciamo il calcolo con la formula approssimata e otteniamo 45.000 km al secondo. Ricordiamo che la velocità della luce nel vuoto è 300.000 km al secondo. Quindi ci viene una velocità che supera il 10% della velocità della luce, perché 45 rispetto a 300 è più del 10%, è circa forse un settimo della velocità della luce. Quindi si conferma che l'elettrone non è proprio non relativo, è un pochino relativistico. Per fare questo calcolo, l'energia cinetica va trasformata in joule. Quindi io non l'ho scritto, ma bisogna fare l'equivalenza, quindi 5,8 per 10 alla terza chilo per 1,60 per 10 alla meno 19, c'è cioè la carica dell'elettrone, 19 coulomb per volt, e viene un valore in joule che poi va sostituito qui. La massa dell'elettrone
9 undici per 10 alla meno 31 kg e facendo queste sostituzioni viene questo valore. Siccome però abbiamo detto che l'elettrone è un pochino relativistico, o leggermente, vediamo quale sarebbe il valore esatto della velocità utilizzando non la formula approssimativa ma quella esatta. Quindi noi conosciamo l'energia cinetica, che è 5,8 kiloelettronvolt circa, e dobbiamo risolvere questa equazione dove l'incognita è il fattore di Lorentz, il fattore gamma, perché la velocità della particella è nascosta dentro il fattore di Lorentz gamma. Quindi al posto di mc quadro mettiamo 0, ricaviamo gamma meno 1, questi sono semplici passaggi algebrici, basta dividere l'energia cinetica dell'elettrone quando arriva all'infinito diviso la sua energia di riposo, quindi abbiamo questo rapporto. Poi isoliamo gamma portando più 1 dall'altra parte, facciamo il minimo comune multiplo, però gamma contiene la velocità incognita perché gamma è il fattore di Lorentz dato da questa espressione, quindi a questo punto la nostra incognita non è più gamma ma è beta. Di nuovo facciamo semplici passaggi algebrici per ricavare beta da questa equazione numerica. Quindi rovesciamo 1 meno beta quadrato sotto radice, rovesciamo il rapporto di qua, eleviamo al quadrato per trovare 1 meno beta quadrato, che vale circa questo valore. Poi isoliamo beta quadrato portandolo a destra, questo numero a sinistra, e poi estraiamo la radice quadrata e beta viene circa 0,149. Vuol dire 14,9 centesimi, 14,9%, che vuol dire beta. Beta è il rapporto tra la velocità dell'elettrone e la velocità della luce, vuol dire che l'elettrone quando giunge all'infinito va a una velocità che è circa il 15% della velocità della luce nel vuoto. Come è scritto qui, la velocità dell'elettrone che giunge all'infinito è circa il 14,9% di C. Se andiamo a sostituire a C la velocità della luce nel vuoto, otteniamo 44,8 mila chilometri al secondo, che è un valore piuttosto simile al 45,1 mila chilometri al secondo che abbiamo trovato prima con la formula approssimativa. Quindi questo vuol dire che aver usato la formula approssimata non è stato poi così dannoso, perché tanto la velocità che abbiamo trovato è piuttosto simile, appena maggiore, di quella esatta. E quindi vuol dire che l'elettrone non era poi tanto relativistico, è appena leggermente relativistico. Infatti questo ce lo conferma il fatto che la velocità esatta è simile alla velocità approssimata, o meglio, la velocità approssimata è simile a quella esatta. Abbiamo quindi calcolato la velocità massima raggiunta dall'elettrone all'infinito, abbiamo fatto i grafici del potenziale e dell'energia potenziale, calcoliamo il lavoro sull'elettrone. Sappiamo che per calcolare il lavoro di una forza su una particella ci sono tre formule che non sono sempre utilizzabili. La prima è forza per spostamento per il coseno dell'angolo tra la forza e lo spostamento. Questa formula si può usare quando la forza è costante. Qui non lo è, l'abbiamo detto prima, perché man mano che l'elettrone si allontana dalla sfera, la forza elettrica di Coulomb che subisce è sempre più debole. Del resto, se applicassimo questa formula, che non si può usare in questo caso, troveremmo un risultato assurdo, perché la distanza, cioè lo spostamento da B all'infinito, sarebbe infinitamente grande. Otterremmo un lavoro infinito, cosa che non ha senso. Vediamo la seconda formula, il teorema delle forze vive o teorema del lavoro e dell'energia cinetica. Il lavoro si calcola facendo la differenza tra l'energia cinetica della particella alla fine, all'infinito, meno l'energia cinetica all'inizio. Questa si può usare soltanto per calcolare il lavoro della forza totale, ma in questo caso l'unica forza presente è la forza elettrica, che è anche la forza totale. Ricordiamo che la forza peso è sempre trascurabile per le particelle atomiche o subatomiche. Quindi, siccome la forza elettrica è anche la forza totale, con questa formula noi calcoliamo il lavoro della forza totale, che è anche il lavoro della forza elettrica. Quindi questa la possiamo usare. Il calcolo non l'ho svolto, ma è banale, è immediato, perché l'energia cinetica all'infinito era 5,8 circa keV. Quindi quello è anche il lavoro che fa la forza elettrica sull'elettrone. È circa 5,8 keV, lavoro motore. Infatti positivo, infatti la forza elettrica spinge a destra l'elettrone e l'elettrone si sposta a destra, forza e spostamento hanno lo stesso verso. Quindi lavoro motore, terza formula, valida per le forze conservative, la forza elettrica è conservativa, quindi si può usare. Il lavoro della forza elettrica si calcola come differenza fra l'energia
potenziale elettrostatica, attenzione, iniziale meno l'energia potenziale elettrostatica finale. Qui invece era finale meno iniziale, qui è iniziale meno finale. Sappiamo già che il valore dell'energia potenziale elettrostatica alla fine è 0, perché l'elettrone fugge a distanza infinita dalla sfera, U infinito è 0. L'energia potenziale invece all'inizio sapevamo che era 5,8 keV, l'avevamo calcolata prima, quindi di nuovo troviamo lo stesso risultato. Il lavoro che fa la forza elettrica sull'elettrone che giunge all'infinito è 5,8 kiloelettronvolt. E così abbiamo risposto anche al secondo blocco di domande, quelle che riguardano l'elettrone respinto dalla sfera. Siamo arrivati fino a qua.